Verso sera al bar, nella piazza di Bondeno, con Cattabriga e gli altri maestri, una pittura viva. Dopo i primi incontri, diciamo veri con la pittura, li ho proprio fatti intorno ai 16-17 anni con Cavallari, Pietro Alberto Cavallari, Galileo Cattabrighe, che si incontrava molto spesso a Fondeno, specialmente al tardo pomeriggio, lui con gli amici si sedeva davanti al suo bar preferito e lì ci si poteva parlare. E con Cattabrighe, Cavallari era dinamico, aperto, creativo, Cattabrighe era molto pacato, molto tranquillo. Ti dava fiducia, era paziente, lui chiedeva qualcosa, lui ti spiegava, sì, si può fare così, si può fare quella. Ma guarda che la pittura è una cosa semplice, la pittura è semplice, sai, prendi un pezzo di cartone, si può fare di tutto anche con poco, cioè aveva la sua filosofia di pittore. E da lì è nata la passione. Dopo le prime estemporanee con Cavallari, andavamo a estemporanee a Basso Ferrarese, a Goro, Polesella, a Berra. Ed è stata un'esperienza straordinaria, perché poi le estemporanee in quei periodi erano frequentate anche dai maestri pittori, insegnanti che magari insegnavano all'Accademia di Bologna o insegnavano all'Istituto d'Arte di Ferrara, cioè gente importante che ti insegnava, bastava mettersi di fianco e vedere come lavoravano ed erano appassionanti, erano straordinari. E diciamo che io ho seguito la pittura dal vivo, ecco, sono venuto su con la a contatto con la pittura proprio attraverso gli incontri con questi pittori e in seguito ho conosciuto artisti molto importanti come Nello Leonardi, come Cavicchioni di Reggio Emilia, i pittori romagnoli, Ruffini, Verlicchi, Onofri, questi artisti, il gruppo di Cesena, dando queste estemporanee, si andava a Modigliana, si andava a Santa Sofia, si faceva la Toscana, io andavo in Toscana, andavo addirittura, andavo allo Spezia. Arrivavo a toccare Ancona, tutta la Romagna fino a Ancona, e perciò è stata la mia formazione, questa è stata la mia formazione. Io ricordo che ha smesso subito l'ultimo concorso di pittura di Bondeno. Ricordo che è stato premiato, forse le interessa sapere, è stato premiato Borgonzoni, Aldo Borgonzoni, è stato premiato Lanfranco, pittore mantovano, surrealista. E Magri, mi ricordo il pittore Magri di Ferrara che aveva una spiaggia con dei palloncini molto bello, era un metafisico, con un calore. Galileo Cattabriga, come fosse mio padre, un uomo e un artista maturo. Cattabriga era esattamente l'età di mio padre, cioè poteva, ecco, c'era un rapporto quasi da padre e figlio, cioè come generazione, allora c'era anche questo rispetto, questa certa suggestione, però metteva subito molto tranquillo, ecco, chi lo avvicinava, perché era molto bonario, cioè era una persona molto pacata, spendeva poche parole, però sempre d'incoraggiamento. Lui, io non ho mai sentito Cattabriga, io ho sentito a volte nelle discussioni così in compagnia, saltava su qualcuno, ma il tale, ma no, ma non è mica vero, non noti, te la sua star, lascialo stare, che vedrai che non è vero, non è. Cioè lui è sempre dalla parte, non dico il più debole, dell'incoraggiamento, Cattabriga, allora praticamente ti metteva a tal punto così a tuo agio che ti veniva quasi, ma posso venire a vedere i suoi quadri nel suo studio? Ma sì, viene, però deve venire a tal orario perché io devo dipingere, vado fuori, non perché dipingo bene, ma devo andare fuori, adesso le però se viene ti faccio. E quando io sono andato alcune volte, non tante, 5-6 volte a trovarlo, andavo in bicicletta a trovarlo, mi faceva vedere anche aprire le casse, aprire i mobili, i cassetti. Faceva vedere delle casse di cartoni dipinti straordinari, aveva un patrimonio di. E questo suo fare indubbiamente dipende dalle sue, così, dalle vicissitudini della vita, la sua vita è stata molto dolorosa, sappiamo, penso che Bondeno lo sappiano tutti, insomma, ha perso gran parte della famiglia sotto i bombardamenti e quest'uomo è cambiata la vita. Il suo rapporto con gli altri era veramente, sì, l'aveva fatto maturare, l'aveva proprio, era un uomo maturo, insomma,
Sì, era diverso dalle persone che non avevano subito questi traumi, ecco. E perciò non lo faceva pesare, era sereno, cioè, aveva una filosofia della vita che era così, era un rapporto molto sincero, ecco, era questo qui. E pur io facendo cose che ero periodo anche, diciamo che già avevo delle reazioni in pittura espressioniste, colori pesanti, forti, scattanti, lui mocheva, lui li digeriva, diceva no, beh, ma fai così, se ti senti far così, no, no, non ascoltare nessuno, falle, dopo si vedrà, cioè ti correggiava l'esperienza. Alberto Cavallari, un grande disegnatore. Cavallari invece era più una generazione più vicina alla mia, anche se c'è una quindicina d'anni di differenza, non sono pochi, esperienze molto diverse, però Cavallari incarnava il contemporaneo che si vedeva in giro, mentre Cattabrighi era legato al post-impressionismo, al Novecento. Cavallari era strettamente un artista del dopoguerra, era nella vena di Sughi, appunto di Cappelli, dei pittori che venivano dal neorealismo ma stavano saltando, cioè uscendo dalla concezione del racconto neorealista, che è un racconto a sfondo sociale, ad un racconto più individuale, più diciamo così, interiore. Cioè, allora si manifesta anche nel modo di dipingere, nell'aggressività della scultura, ma anche nella forma. E Cavallari aveva appunto queste caratteristiche molto più vicine a noi. In quegli anni, proprio i primi anni, era strettamente neorealista, allora dipingeva migranti, però erano poi anche temi dettati dai concorsi, non erano poi temi, mica sempre tutto quello che faceva il pittore era suggerito da se stesso, ma suggerito dalle tematiche poste. Ecco, e questo. Quando dopo sei Cavallari, diciamo, sono venuti a meno questi concorsi del piano, sono semati, cioè questi concorsi sono, sì, venivano imposti, ma dopo c'è stata necessità di un rinnovamento nelle proposte, libertà di espressione maggiore. Beh, ecco, lui si allinea di più ai pittori della terza generazione e a quello che dicevo prima, cioè un pittore svincolato anche dai temi sociali e dalla rappresentazione, anche di protesta o meno, che si poteva. Fuori anche da una certa cronaca, ecco, di tipo così sociale. Però a lui era dotato di una capacità di disegno notevole, un disegnatore notevole, mentre i pittori del Novecento, che diciamo così apparteneva anche a Cattabriga, guardavano più al colore, più al tocco, più alle trasparenze, più tutto anche al naturalismo. Invece nel primo dopoguerra c'era, indubbiamente, è stato anche proprio la guerra stessa, è stato gli avvenimenti che hanno formato il cervello di queste persone del dopoguerra, perché bisogna dirlo, cioè i sentimenti, gente che ha fatto esperienza della prigionia, della deportazione. Non si poteva mica pretendere se mettessero lì a fare il vasettino con i fiorellini. Dipingevano figure sofferenti, c'era la miseria, c'era ancora la miseria che imperava qua da noi. Dipingeva, so, vedere i disegni delle donne, delle casalinghe di quel periodo, sempre di vedere certe figure di certi paesi, quelli più poveri oggi nel mondo, cioè proprio il modo di vestire, il fazzoletto nero in testa, cioè si deve, mi fa specie quando si dice, ma guarda come è conciata quella donna lì, ancora col fazzoletto, guarda che noi, 56-57, le donne purtroppo andavamo a berra a dipingere le casalinghe, venivo fuori di casa col fazzoletto nero in testa, mia madre, insomma, le cose erano così. Il pittore con la farina e altri introvabili ingredienti per fare le colle. La farina sostituisce il semolino di lino, c'è l'amido o l'amido di riso, perché contiene amido.
per fare le colle, perché i prodotti sono venuti a mancare. Se lei va in un negozio anche di, a volte c'è dei negozi addirittura di farmacia, magazzini di farmacia, che si trovano tutti questi prodotti. Prima ancora si trovano nelle drogherie, di Mirandola, di Bondeno, di Ferrara, di Modena, di Cento. Adesso, dopo, sono venuti a mancare. Poi si trovavano nei magazzini farmaceutici, si trovava trementina, essenza di trementina, trementina depurata, si trovava gli oli, si trovavano tutte le colle, animali, vegetali, così, e non si trova più. Il semolino di riso sacchi. Anche i restauratori che erano la loro colla, cioè un componente della loro colla, prendono adesso già una colla preparata dalle fabbriche e non lo utilizzano più. Sono andato 3-4 anni fa, sono andato a Carlo Barbieri, stava sciogliendo della colla, della gelatina, e beh, ma non la fai più, ma che adesso ci danno queste, va bene, la stessa colla, ti danno queste, facciamo prima così, non stiamo mica lì, altrimenti prima col tegame, dovevo stare lì 3 ore a prepararla, controllarla, mi andava su. L'ho operato per 30 anni la colla fatta da lui. Allora, la farina io la adopero come sostituto del semolino di lino. E per renderla simile al semolino di lino aggiungo olio di lino cotto, che poi è il componente dei semi del lino. Cioè, il semolino di lino è un macinato, è una semola, un macinato di semi di lino che contiene anche l'olio. L'olio di lino che era stato tolto, io che manca nella farina, glielo metto liquido, metto olio di lino cotto, cotto per le preparazioni della colla, poi cotto non crudo, crudo va bene per i colori, per l'impasto dei colori ad olio, e faccio la colla. Non serve Parigi per fare un bel quadro, basta il Borgo di Marchi di Scortichino di Bondeno. Borgo di Marchi, è lì dietro la trattoria, venendo verso, vero? Verso, andando verso ovest, ho dipinto diverse volte. E poi su quel furgo, il curvone là, del pilastrello, che io avevo qui la casa dopo qui su Via Rovere, loro stavo lì sull'argine, è un quadro del 59, molto bello, a dire la verità, molto bello perché proprio rispecchia queste cose, già del 59, 21 anni, che ce l'hanno una mia cugina che me l'ha promesso che me lo darà, in occasione di qualche mostra me lo darà. È un quadro grande, anche grande come quello lì, ed è il gretto del diversivo, che è un ramo del Panaro lì, ed è sinuoso, e il Panaro era il diversivo in secca, dove c'erano tutte queste, questo pantano secco, era bello, con delle zone, delle belle chiazze di colore, è un quadro un po' naturalista, ma un quadro interessante, già si vede l'impasto, la mia spatola che scorre su dipinto, è un quadro che è indicativo per le scelte del mio futuro.